Eccoci qua, terza parte di Mani e Fuori, quindi abbiamo dato questa notizia davvero, davvero importante. Il 6 gennaio, giorno dell'Epifania, alle 18 al Pala Fabris, che sarà sicuramente tirato a lucido come sempre, All-Star Game femminile, quindi le migliori giocatrici italiane e straniere della 1 qui a Padova. Mischiate, come spesso si fa in queste selezioni, per un grande pomeriggio di spettacolo e finalmente la pallavolo femminile di altissimo livello arriva a Padova, in attesa che anche il movimento pallavolistico padovano possa, nel più breve tempo possibile, avere una rappresentante in Serie A. Caro Fabio, Eccoci qua. la Duna come può contribuire a questa spinta? Voi, insomma, a livello femminile non siete messi malissimo, anzi. Direi proprio di sì, insomma, a partire dalla B2, infatti. ma poi abbiamo tutto il resto, abbiamo addirittura tre under 16, anche Mamma mia, perché la Duna è una famiglia, così accontento anche Fabio, è una grande famiglia che questo è il secondo vero anno, è un'idea nata qualche anno fa, ma sono da 2 anni che ormai siamo insieme consolidati, Casalserugo, Pontelongo e Dalbignasego. Perciò una bella e come diagonale. va questo matrimonio a Ma tre? sai, i matrimoni, come dicono, A tre è sono, un po' esatto, particolare. però sai, ci siamo trovati tra persone che hanno la stessa passione e gli stessi intenti. Perciò le cose sono ovviamente difficili dal punto di vista organizzativo, perché siamo tanti, 18 squadre, maschile e femminile, eh? L'unica famiglia, magari mi corregge Fabio, della provincia di Padova, dove c'è maschile e Quando parliamo femminile. di famiglia, diciamo di Diciamo che è collaborazione, l'unica Certo. collaborazione, aggregazione che comprende sia il settore maschile che il settore. Esatto, Confermo, perché abbiamo, confermo. esatto, femminile con la B2, ma Beh, poi oddio, tutto il ci sta nascendo giovanile. un'altra, Beh, ma noi. non sta nascendo una, che la dinamica volley Bene, che è nella zona di maschile però. Solesino, che sta Sono stati i primi, facendo, allora diciamo sono stati i esatto, che primi. sta facendo anche loro un buon lavoro, ottimo lavoro fra Io maschile e sono femminile. orgoglioso, vedi, siamo i primi, perciò insomma anche il maschile che è Serie C, poi Under 17, Under 15, prima, insomma, è un gran bel gruppo di Siete persone, contenti di quello che state facendo? assolutamente, sai, 300 atleti, una trentina Scusa, di. visto che domenica loro sono fermi, vogliamo dare un appuntamento, se qualcuno vuole venire a vedere le partite di B2 o di C, ti ricordi dove giocano, quando Beh, giocano? allora, noi purtroppo, perché io seguo un po' più la parte maschile, Sì? mentre poi la parte femminile sono in Adria, perché ci Certo, siamo divisi. certo, Noi siamo fuori certo. purtroppo, Ah, ho perciò, capito. e le ragazze purtroppo sono fuori anche loro, perché. No, 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 sono in casa, perché hanno giocato a Fratte, perché hanno Forse giocato. Massimo vedo Esatto, giocano che. in No, casa. Hanno giocato il derby. adesso anche a Massimo me ha sembra tutti i abbastanza calendari a strano, memoria, io sono però non vorrei sicuro. rischiare. Siamo Comunque, se andati. posso dire una cosa, Sì. la cosa bella della Duna è che loro sono. Quando eravamo a scuola facevi le espressioni, no? Che dovevi fare le varie somme, e successivamente loro sono un po' il risultato di un'espressione, perché il pool volley, dal nome stesso, nasce da un'aggregazione delle società della zona del Piovese tra Certo. Pontelongo, Cona e zone limitrofe. Casal Volley comprende, come dice il nome, Bravissimo. È Casalserugo una e Albignasego. parentesi Quindi diciamo quadra che lui e dice una è la graffa. prima esperienza come Aduna, però tutti i gruppi dirigenti vengono da precedenti esperienze di aggregazione, che quindi fanno comunque un bagaglio Ma di certo. esperienza appunto già solido su questo Esatto. punto di vista. Quindi questa secondo me era una cosa interessante, perché proprio è un'aggregazione L'aggregazione di che un'aggregazione. cresce e che Ma sì, insomma cosa che comunque. adesso è doveroso purtroppo per la realtà in cui bisogna ottimizzare, no? E questa è sicuramente una grande ottimizzazione. Poi non vi nascondo che siamo riusciti a fare questo perché siamo tutti un po' vecchi di pallavolo, ce n'è chi è ben più vecchio del sottoscritto, ok? E abbiamo questa grande passione tutti. E poi, insomma, il bel numero ci sta. Poi in questi pochi anni, obiettivamente, se guardo il vertice, perché poi alla fine è l'espressione del giovanile, sia la B2 che la Serie C, più della metà delle giocatrici Questo è sono importante, espressione questo è importante, nostra, questo è importante, che è importante. È quello importantissimo. che sta facendo un po' l'attonato ad alti livelli, che è giusto che. Tu a che età hai iniziato a giocare, Gonzalo? Alle 7 anni. Ah, piccolino Sì, proprio. sì, Ma sì. c'è anche da voi in Argentina mini volley, come funziona lì? Sì, è mini volley Si dopo chiama così under. anche lì mini Sì, volley? mini volley dopo under 12, 14, 16. Sì, 16, wow. O grande. 16 o Ho 16. Ma 17. 16 mi piace molto di più. O 16 in Argentina. Posso cogliere un'altra Sì, velocemente alzata? che abbiamo il servizio pronto per la E clinica. volevo ricordare che domenica, visto che non c'è l'Atanasio che gioca, ci sarà invece il Babbo Natale Ah, con il mini eccolo qua, volley. eccolo qua. Sei sedi in tutta la provincia di Padova,
Salboro, Limena, Concadalbero, Selvazzano, lo so. Selvazzano e Cittadella. Quindi ci sarà veramente per tutti, sotto casa avrete un'occasione per vedere questo grande spettacolo. Questo saranno 1200 bambini in tutta la provincia a festeggiare questo il Natale. Questo è l'altro grande motore del nostro movimento. Sì. Cioè, senza quel volano lì, no, di bambini che vanno dai 10 a 8-9 anni, non ci potrebbero essere tutte le categorie successive. È un settore in cui noi stiamo investendo tempo, persone le più capaci, proprio per avere sempre benzina nel nostro sito. Si parte da lì, lo diciamo sempre, si parte da lì. Poi sono quelli, Alessandro, che la domenica vengono lì un po' alle 1:30 a fare le partitelle, tu devi preparare i campi anche per loro. No, li sistemano tutti loro. Ah, li sistemano loro, mi sa che lui adesso, giustamente, dopo tanti anni, comincia un po' a fare il direttore d'orchestra, e questo secondo me è molto giusto. Sbaglio? No. No, penso che sia anche giusto così, no? E sono fondamentali. È vero, assolutamente. Come vi dicevo, c'è questo servizio importante che ha curato per noi Alberto Sanavia, il responsabile dell'ufficio stampa della Tonazzo Padova, che riguarda una visita particolare che alcuni giocatori, alcuni dirigenti della Tonazzo hanno fatto in questi giorni alla clinica pediatrica di Padova. Prego la regia. La Tonazzo Padova in visita alla clinica pediatrica di Padova. Nei giorni scorsi il capitano Mattia Rosso e il palleggiatore Santiago Orduna hanno fatto visita ai bambini dell'ospedale di Padova per trascorrere del tempo con loro. Tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione instaurata con l'associazione Sofia Onlus Bambini Trapiantati di Fegato e con Malattie Epatiche ed Intestinali, charity partner della Tonazzo Padova per la stagione 2014-2015. Una partnership che permette a Sofia Onlus di far conoscere alla città il proprio operato e che al tempo stesso consente alla Tonazzo di essere parte integrante della società. Noi abbiamo avuto questa grossa opportunità. Naturalmente si sprecano i ringraziamenti perché la disponibilità della Tonazzo è sempre stata grandissima nei nostri confronti, ma è stato bello soprattutto far vedere cosa succede qua nella clinica pediatrica, i bambini che ci sono, le problematiche anche che ci sono, e quindi un aiuto importantissimo è stato dato per sottolineare questo. Ecco che le associazioni diventano un elemento cardine dell'attività quotidiana svolta dal personale ospedaliero e dall'attività di volontariato che coinvolge moltissime persone. Per noi le associazioni sono molto importanti, le associazioni sono le colonne dell'azienda, le associazioni ci aiutano e condividiamo insieme a loro grandi lavori, condividiamo insieme a loro i nostri bisogni e quindi loro ci aiutano a portare avanti ciò che magari non riusciamo da soli. I bianconeri hanno potuto così visitare una struttura d'eccellenza che si occupa con professionalità e con amore dei bambini e delle loro famiglie. Noi nell'ambito della Regione Veneto, e forse non solo, ma del Nord-Est, offriamo delle prestazioni sanitarie che sono uniche. Mi riferisco al fatto che noi siamo il centro di trapiantologia di tutti i pediatri di tutto il Nord-Est, facendo trapianto di fegato, di rene, di cuore, di polmone, trapianto di midollo. Siamo il centro di riferimento per l'ematoncologia pediatrica, siamo il centro di riferimento per la cardiologia, la nefrologia pediatrica. In altri termini, noi, e mi scuso con i colleghi che hanno citato, siamo punto di riferimento per le alte specialità pediatriche per tutta la Regione Veneto e non solo, come detto, per tutto il Nord-Est. E questo è quello che ci caratterizza su tutto. Noi vogliamo che i cittadini di Padova sentano la pediatria come un loro patrimonio, una sorta di loro proprietà. Allora questi contatti che anche voi ci permettete di avere, oltre a quelli che per il lavoro che svolgiamo abbiamo, aiutano a muoverci in questa direzione. Foto, autografi, ma soprattutto sorrisi. Questi ultimi sicuramente il regalo più bello che gli atleti hanno potuto dispensare ai bambini, affascinati dalla presenza di giocatori che solitamente sono abituati a vedere in TV o dalle tribune del Palafabris. All'incontro ha partecipato anche il presidente bianconero Fabio Cremonese, felice ed emozionato per questa iniziativa. Girare per le parti della pediatria dove ci sono tutti questi bambini che riescono a trasmettere a noi una grande forza e vivacità, nonostante tutto quello che loro stanno passando, credo che sia sempre molto come dire, ricco, ci arricchisce tantissimo. Quindi io devo ringraziare loro per quello che per la giornata che oggi ci hanno regalato e non il contrario.
Fabio, toccano le corde giuste queste parole. Emozionato, queste, eh? Emozionato, concordo su quanto è stato detto. Qui c'è un accrescimento non tanto dei bambini, no, ma degli adulti e del mondo, dello sport, delle persone. Abbiamo visto Fabio Cremonese, parole assolutamente sincere, dette col cuore, che credo tutti noi approviamo. E lì c'è stata la crescita, sono i bambini che ci fanno crescere in quel momento lì. Assolutamente sono cose che devono essere, che il mondo dello sport deve continuare a fare e farsi proprio da garante perché queste associazioni continuino a vivere e a portare avanti il loro lavoro. Sì, sì, è uno dei compiti di questi movimenti. Siete a posto con le prossime partite voi, ad una, il grande movimento, noi ci siamo. Obiettivi di quest'anno? Guarda, anche perché il 21, domenica sì. 21, faremo la presentazione ufficiale, perché abbiamo dovuto sistemare un po' di cose, perciò tutti belli, 300 vestiti tutti a nuovo, guarda, sarà uno spettacolo. A Casal Serugo poi, che è in mezzo, perfetto, alla diagonale, perciò perfetto. Così ci saluteremo anche per Natale. E tra l'altro non l'ha detto, però entrambe le prime squadre, quindi sia B2 femminile neopromossa che la Serie C maschile, che invece diciamo è retrocessa l'anno scorso, sono messe molto bene in classifica, per cui vedi, è meglio che lo dice tu, no, esatto, lo dice, no, ma dico io sembrare un po', no, beh. E diciamo che comunque sono squadre che soprattutto stanno giocando un campionato da protagoniste, quindi la Serie almeno C, vi divertite, esatto, la Serie C ha fatto 6 su 6. Vabbè, purtroppo gli altri sono ad 8 partite, perché sai che lì siete come Modena, esatto, noi siamo come Modena sul maschile, mentre il femminile poi neo promossa, tanta roba, insomma, sono tanta roba, mi piace, sì, tanta roba. Gonzalo, tu cosa farai domenica che sei libero, per esempio? Io sono curioso di sapere, voi ragazzi giovani che venite dall'altra parte del mondo, cosa fate quando avete il tempo libero? Adesso non lo so, stavo parlando con Luca Vecaro, che le piace tanto le macchine, le moto, di andare al Motor Show di Bologna. Ah, bravo. Probabilmente andiamo di là. Bene, bene. Ah, lui è appassionato, sì? Cioè, le piace tantissimo. A te piacciono le macchine? Sì, mi piacciono le macchine. Come trovi a guidare qui? È facile. Sì? Sì. Sei sicuro? Sì. Perché noi abbiamo guidato in Buenos Aires. Sì, l'importante è non farsi male, eh. No, non farsi male, piano. E occhio agli autovelox, esatto, piano. Che poi tra l'altro abbiamo detto che domenica Palafabris sarà vuoto, invece mi giunge voce, caro Alessandro, che anche domenica devi lavorare. Cosa succede domenica? Domenica, dopo tanto, ritorna il basket che conta, Virtus Petrarca. Ah, derby. Il derbissimo. Sì. E quindi hai rispolverato i canestri? Sì, ieri. Ieri. Nel vero senso della parola. Proprio spolverati, due dita di polvere, quindi sì, già pronti. E quindi ci sarà parecchia gente probabilmente. Prevedono, se non il pienone, ma quasi. Ah, però, che bello. Sì. Bello. Beh, ma questo ci vuole, insomma, sì, noi siamo avanti alla pallavolo, però Fabio. Quando il palazzetto è pieno di gente per una manifestazione sportiva, sì, bisogna sempre essere contenti. Sì, sì. Anche se si tratta di basket. Tra l'altro, ecco, do una notizia in chiusura di servizio, come si dice, perché saranno delle vacanze natalizie, per modo di dire, per chi si occupa di pallavolo, perché è vero che la Tonazzo sarà ferma domenica prossima, ma il 21 dicembre, domenica 21, incontro casalingo con Piacenza, e il 26 di dicembre trasferta a Latina, e poi attenzione perché la partita con Monza di domenica 28 è stata spostata a lunedì 29 alle 20:30, quindi ecco, segnatevelo bene in agenda, domenica libera, altra domenica libera, ma lunedì sera alle 20:30, perché chiaramente il ritorno da Latina il giorno 27 sarebbe stato troppo vicino per una importante partita come sarà quella con Monza, perché chiaramente sono due squadre che lottano così un po' per evitare gli ultimi posti della classifica, Gonzalo, quindi un giorno di riposo in più o di allenamento in più forse non guasta, no? No, sì, è meglio questa settimana, stiamo allenando un po' di più della normale perché non giochiamo domenica, ma sappiamo che queste ultime tre partite della prima girata sono importantissime perché dobbiamo migliorare questa immagine che abbiamo fatto domenica scorsa. So. Mi piace il piglio, no, Max? Grande. Di questo ragazzo giovane che però ha... Intanto quando uno impara la lingua in poche settimane vuol dire che ha una grandissima volontà e questo ti farà sicuramente bene nella tua carriera. Bene, siamo in chiusura, ringrazio Gonzalo Quiroga, grazie per essere con noi. Massimo Zilio, grazie. Alla prossima. Ci vediamo alla prossima. Fabio, grazie veramente, e grazie, in bocca al lupo per grazie. Tutto il tuo triangolo, no? Esatto. Di Aduna.
Ale, la torre, mi raccomando, domenica con i canestri, occhio a non sbagliarti, no, e mettere, no, il video check, perché nel basket, no, il video check non c'entra. La rete non c'entra. La rete non c'entra, quando metterlo, perché poi si inciampa, no, diventa un problema. Grazie Fabio, grazie per questa news che ci hai dato. Complimenti, certamente, al tuo comitato e alla Tonazzo Padova, li facciamo grazie ancora, perché lo ricordo ancora una volta. In chiusura, 6 gennaio, ore 18, All-Star Game femminile, qui al Palafabri. Sarà davvero un appuntamento da non perdere. Noi ci fermiamo qui, l'appuntamento è per mercoledì prossimo, puntuali alle 21 su TV7 News. Buonanotte.